Ci Siamo. siamo. Ciao a tutti, Ah, ciao a eccoci. tutti, Ciao a ciao tutti. ragazzi. Ciao. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera al Questa sera. nostro ospite, Simone, vai. Puntatona, puntatona. Questa sera abbiamo un ospite veramente eccezionale perché è uno, e io l'ho già detto prima, offline, è uno delle mie paure più grandi di quando ero piccolo, probabilmente uno dei due traumi più forti della Anch'io. mia vita. Anch'io nel Anche 76 avevo io. 8 anni, 8 anni nel 76 Io avevo. no, perché nel 76 mamma non me l'ha fatto vedere, visto che Se mi c'avevo 8 anni. permettete, lo metto al secondo posto soltanto dopo Belfagor, quindi. Io invece sono Barba Blu, la favola quella che stava sulle favole sui 45 giri, Ah, e anche, beh sì. l'uomo nero, perché beh, io, ovviamente noi ci identificavamo con Albert e ci ammazzava quella cosa. Ah, certo. Cioè, è stata una strage così, però. Ma forse anche perché noi qui nelle Marche, cioè c'era proprio a noi bambini, ci dicevano: oh, se non fai il buono, arriva l'uomo nero che ti porta Sì, via. sì, sì. No, lo dicevano anche in Lombardia. Era una frase proprio, penso, Non so se anche in valida altre per tutta Italia, penso. parti Sì, d'Italia. Sì, sì, sì. assolutamente. Era internazionale l'uomo nero. È stata una Sicuramente. pensata di marketing ante litteram. Sì, 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 sì. immagino. Anche perché poi rivisto il finale, dico, sto qui, Beh, il finale non era più paranormale, no, come infatti. ha detto questo. Comunque, Ritorno allora, alla realtà, alla cruda realtà. sì, vero, vero, Esatto. molto completo come cosa. Allora, innanzitutto salutiamo le persone che già si sono collegate, quindi ciao Pasquale, ciao Tony, ciao Michele, ciao Ciao a Alessandro. tutti. Ciao a tutti. Ciao Ciao, ciao a tutti. Maurizio, E ciao a tutti, grazie di essere con ciao noi. Claudio, che ci siete, che non è mai scontato del tutto. Detto questo, Claudio, allora tu come sei arrivato in Rai a fare l'attore? Quanti anni avevi innanzitutto? Quanti anni avevo? Era, secondo me era quarta e quinta elementare. Sarà stato il Quindi, sì. 75, se era il 76 andato in onda, sì. Eh sì, esattamente. E direi, beh, come spesso accade, ho sentito anche alcune altre vostre puntate molto interessanti, è una serie di coincidenze fortuite. Io avevo una zia che adesso non c'è più, che faceva soprattutto servizi fotografici e quindi, evidentemente, perché poi ho ricostruito frammenti con mamma, che ancora c'è. E mi avevano affibbiato a sta zia babysitter nonostante quello che lei doveva o poteva fare, e quindi è nato appunto per caso, credo, in una visita d'un'agenzia dove lei faceva dei servizi delle foto. E è nato in realtà non con Albert e l'Uomo Nero, ma con una cosa che adesso io non so se dirvela perché poi l'ha andata a cercare No, e dai. io ancora mi Vai vergogno. con lo scoop. Dai. Siamo molto Allora, curiosi, c'è dai. un film che cominciano gli scoop. C'è un film che si chiamava Quando le donne avevano la coda, Sì, e come no? Ah, il c'era titolo me lo Lando ricordo, Rossa. sì. Ma è un cult, ma è un Come cult. no? Come no? Esatto. Allora, voi dovete sapere che a un certo punto, se l'avete visto, c'è questa benedetta scena, non mi ricordo onestamente bene qual era la dinamica, però c'erano sti 4, 5, 6, 7 ragazzini piccoli dentro un cesto che veniva, la cui corda che lo teneva sospeso veniva sganciata e finiva in un fiume. E io ero uno di quelli, però sfido chiunque a Ah, riconoscermi. pensa tu. La prima partecipazione anonima, direi. Eri molto piccolo. Eh sì. Eh sì, credo probabilmente un 2 o 3 anni, adesso non Mamma saprei mia. dirvi, però due o Era tre un anni film del prima ancora. 70, 71, credo, Sì, eh. Senza avevo due. controfigure. Come siamo Senza sopravvissuti fino ad controfigure, ora? bravo. All'epoca Sì. proprio. Allora, No, buttiamo il dei problema non è bambini, il dei leoni come. in un cesto d'acqua, ma sì. Esatto, e vediamo. Vabbè, ma la realtà è che ci ritroviamo solo quelli che sono sopravvissuti, gli altri non la Ah, è raccontano, vero, capito? infatti non ci stanno più. Io posso E fare una quello fu domanda io a probabilmente. Claudio? E come no, certo. Ma te avevi paura quando giravi il film, che era un po' inquietante per noi giovani, diciamo, magari gli adulti un po' meno, però era inquietante. E tu Esatto. avevi paura oppure per te era, sapevi il No, trucco, diciamo, era il trucco e... il mondo dei balocchi, guarda, perché io mi ricordo ancora che
credo che durò forse 9 mesi circa la registrazione, perché l'altro scoop è che erano originariamente, e qui magari con Luca pensavamo che si potrebbe provare a fare una citofonatina alle Teche Rai, erano originariamente 4 puntate, non 3. Alla fine sono andate in onda 3. Quindi ci sono stati una serie di tagli, ritagli e frattaglie, e qui a scoop nello scoop, in uno dei quali io, e qui veramente ancora mi vergogno, fui costretto a fare la doccia, ma la doccia si fa nudo, è un ragazzino di 9 anni, 10 anni, che fino adesso, per rispondere a Lucia, appunto era nel mondo dei giochi, dei balocchi. Considerate che sono stati circa 6 mesi gli interni negli studi Rai di Napoli, infatti, e circa sì, bellissimo poi. E circa credo un 3 mesi gli esterni girati fra Ravenna e dintorni, ovviamente in estate. Quindi cioè, il mondo dei balocchi per un ragazzino che fino a ieri la guardava da quest'altra parte della televisione, no? Che va a fare la televisione, e con un mondo, cioè, pensate, gli attrezzisti. Poi avete visto che quel ragazzino era appassionato di elettronica, perché allora informatica non esisteva nemmeno. E quindi la sua stanza era piena di tutti questi aggeggi che lì se ho imparato i ruoli, no, nel mondo televisivo cinematografico, i trovarobbe o gli attrezzisti, e quindi questo tirava fuori questo registratore e cose nuove piuttosto che fondi di magazzino che tiravano fuori per far vedere che sto ragazzino montava, smontava, e cioè per me quello era il Luna Park vivente. Poi devo dire che anche gli attori, quelli veri, insomma, Maria Grazia Grassini, Nando Gazzolo, Franco Graziosi, Gazzolo, insomma, esatto, veramente personaggi, come dire, amabili, disponibili, insomma, sai, quello che mi è rimasto è un gran professionista che però non te lo fa pesare, non è quello spocchioso che magari il ragazzino ci sta, che sbaglia, si intruppa, è invece eccezionali, veramente eccezionali. Comunque devo dire che è venuta la voce del tuo padre putativo Gazzolo, eh? C'è qualcosa di Gazzolo. C'è un bel timbro, in effetti, c'è un bel timbro, sì. È vero. Ma dopo hai continuato a fare l'attore? Vedo qui Tony Isola che scrive: scusate, io non ho la risposta alle chat, poi probabilmente non riuscirei a stargli dietro. Vedo che il panello del West, bravissimo, bravissimo. Buonasera, Tony Isola. Adesso non so, Tony sa tutto, Claudio. Quindi è uno che non c'ha segreti nemmeno per Tony. Anche l'Emilio lo davano, lo chiamavano Trinità, e questo davano. Oltre che Due pianeti diversi, però due pianeti diversi, onestamente. E quindi sì, per rispondere a Lucia, per un breve, ragionevolmente breve periodo, sì, ci sono stati un paio di episodi. C'è stato, se mi sforzo io, c'è stato una pubblicità, allora si chiamava Il Carosello, scusate il termine poco tecnico, ho fatto un carosello dei pigiami della Playmobil, una cosa del genere. Onestamente non mi ricordo nemmeno bene la dinamica. E poi poche altre cose, insomma, così diciamo che è nato ed è restato un gioco divertentissimo, per quello che vi dicevo, perché effettivamente è stata un'esperienza da altro che Luna Park perenne per quasi un anno. Aggiungete poi il discorso di che c'è mia moglie, scusate, cioè, la moglie già mi ha portato il Mon Cheri, mi coccola. Dovevi dire era l'uomo nero che ti portava le cose, che era più faceva più effetto. Quindi non hai fatto in tempo a drogarti come tutti quanti le star americane? No, decisamente no. E hai ragione, Simone, perché qualche anno dopo, insomma, direi che insomma, dai 13-14 anni, ecco, l'altra cosa che poco ci azzecca con lo sceneggiato, però erano. Che mi state perdendo, no? Perché vedo la connettività. Tutto a posto. Erano gli anni in cui effettivamente di gente che qualche problemino di quel tipo per strada la vedevi, e soprattutto che si giocava in strada, cioè si scendeva col pallone, bene che va. Quello fortunato c'aveva il pallone, insomma, e poi era lo stato brado fuori per strada. Cioè, io effettivamente adesso, probabilmente perché ormai sono vecchio, no? Però ragiono ma io andavo a scuola a piedi, non era lontanissima, ma da solo. Oggi mio figlio ha 17 anni, portiamolo a scuola perché deve andare a 3 fermate di metro, ma lasciamo stare il Covid che non aiuta. Altri tempi, sì.
Non so se è una bella considerazione, perché dice quando io mi ricordo che allora quando io ero giovane e sentivo questo disco, dice vabbè, questo è vecchio. Infatti, lo diciamo sempre anche noi. Una bellissima domanda di Lady Lynn: che cosa dicevano i tuoi compagni di classe se ti riconoscevano? Cioè, eri diventato famoso? Sono state, grazie, Lady Lynn, è stata le montagne russe, nel senso. Fighissimo, perché cioè, voglio dire, ma a 10 anni i compagni di scuola o di classe che ti chiedono l'autografo, che eri una piccola star. E questa era la parte positiva. La parte negativa, potete immaginare, ragazzini, i bambini sanno essere di una cattiveria, presa in giro, per non dire di peggio, per cui c'erano i due estremi. Il saldo secondo me è ancora positivo, però insomma ho avuto i momenti, ma chi me l'ha fatto fare? Se l'ha detta anche Elisa De Palma, lo stavo dicendo io, che è stata la testimonial della Kinder, era quella bambina. Ah sì, l'ho vista quella puntata, sì, l'ho vista. A parte mi ha fatto sorridere, cioè, gli ovetti Kinder che ho mangiato io, ragazzi, non potete immaginare. Tutti buttavano e sputavano, io ma che sputo, che scherzo. È stata simpaticissima. E condivide, sì, parte del tuo cognome, anche la fine, sì, del cognome, sì. Tuo, sì, guarda. Considerate che vi dico un'altra, io adesso faccio un mestiere un filino diverso, lavoro per una multinazionale, quindi spesso ho rapporti con persone tendenzialmente negli Stati Uniti, ma diciamo un po' dappertutto. Cioè, ragazzi, lo spelling del mio cognome è veramente altro che Zelig, e quindi anche la mia mail è Claudio, Luca lo sa, 5 come numero, la cifra 5 e la P di Palermo, perché dopo un po', cioè, lo recito a memoria, però è sfinente, erano più cose che andavano perse. Five ends e ciaoni. Five ends. No, attenta Lucia, perdonami se ti correggo, perché per fortuna esiste Five Palms, esatto, e Five Palms. Sì, perché pensavo che non esiste, invece sì, esiste. Funziona, sì, il palmo. E c'è pure la stessa ambiguità, perché sia il palmo della mano che la palma, sì, no, la pianta, quindi aneddoti a gogo. Allora, Pasquale ci ha chiesto se hai rifiutato qualche cosa in carriera, qualche figlietto, no, questo no. Non penso che avessi con te la gente. Allora, no, non c'avevo un agente, qualche dubbio ce l'ho avuto, questo bisogna che domani lo richieda a mamma, onestamente io lo potevo chiedere anche oggi. No, però a un certo punto ci ho avuto il sospetto che loro avessero detto sì, vabbè, bel gioco, bella vacanza, però adesso vai a scuola, vai a studiare, figlio. Quindi qualche sospetto ce l'ho avuto. E prendi questo pezzo di carta, che poi... Esatto. E mai esatto. Era così. Beh, considerate che mio padre era, adesso non c'è più, era un portalettere, all'inizio era un postino, poi finì in ufficio a San Silvestro, però insomma, mamma è stata casalinga, però prima, questo lei ogni volta mi fa impazzire perché tutti rimangono incantati a ascoltare i racconti, lavorava, faceva, cuciva a mano, praticamente da zero, i vestiti da sposa da Capucci, al centro di Roma, io non sapevo nemmeno che fosse, sono andato a vedere e ho capito che era, cioè, un mito. È una firma, cioè, faceva delle esatto. opere d'arte. E quindi, Lucia, c'hai ragione, prendi del pezzo di carta. Per cui qualche dubbio ce l'ho avuto. Io no, anche perché se mi avessero chiesto la risposta era talmente divertito che anche 10 di fila, guarda. Io volevo fare una... Per fare il... La parte oppure t'hanno preso e basta? No, ho fatto una serie di provini. Ah, ce n'è un'altra, vedi, adesso che mi torna in mente, e quella era molto divertente, io non so se si recupera, c'erano sempre produzione italiana, produzione interna Rai, mannaggia la Peppa, quando si è praticamente estinta, c'erano una serie di telefilm, dei quali io ne feci uno, divertentissimo, con... L'attore principale era Luigi, non sono sicuro del nome di battesimo, la Monica, ed era Vuoi una nocciolina nella testa,
vediamo se qualcuno mi avrà già fatto Dana, però non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Luigi Lamonica è il doppiatore, o sbaglio? Luigi Lamonica. Sì, bravissimo, esatto, esatto. Sì. E questo me lo ricordo veramente ancora breve, perché credo che sia stato un'oretta di episodio, erano episodi, diciamo, monografie, ma simpaticissimo, perché la storia era, e questa ce l'ho stampata proprio nella testa, di questo ragazzino terribile che veniva lasciato col babysitter, appunto, Luigi Lamonica, e gliene fa di ogni, un mamma ho perso l'aereo ante litteram, senza con tutto il doveroso, come dire, rispetto, ma simpaticissimo, anche perché poi ne succedeva di ogni, e nel titolo c'è già una sorta del, non dico del finale, ma sì, ma poi la vendetta di Albert un po', sì, esatto. Ma è stato fatto prima o dopo? Che anno è? Perché io non me lo ricordo quest'ultima. Allora, questo è stato fatto, secondo me è stato fatto dopo. Tenderei a dire dopo, però non sarà la senilità precoce, non ne sarei proprio certo. Magari l'abbiamo visto, anche perché allora vedo che lo sceneggiato. Allora, questa è una cosa che avevo notato anch'io, no? Vedendo lo sceneggiato, tra me si dice, ma queste parti hanno la durezza della recitazione. In effetti, eri molto, molto credibile. Cioè, ma hanno un po' aiutato oppure... No, guarda, è stato, a parte, ti ripeto, il clima appunto anche con Attoroni, perché poi adesso me ne rendo ancora più conto, ma già allora era chiaro che insomma non fossero personaggi che passavano lì per caso, il clima che si era creato non era, era veramente un gioco, e bravissimo pure il regista, ancora me lo ricordo, Dino Partesano se non sbaglio, e si era creato un clima per cui c'era da leggere, perché porca miseria, ragazzi, un copione così alto, dico, ma io come festeggiavo perché non vado a scuola, mi fate leggere questa cosa, ma devo ricordare questo a memoria. Però si era creato un clima del gioco, c'era una storia da sapere, conoscere, e poi non c'era la zecca garbugli della battuta puntuale della singola parola, e mi lasciavano lo stato brado, ogni tanto insomma mi riprendevano per i capelli, però, e anche quando, come vi dicevo prima, c'era qualcosa che non andava o che sbagliavo, cioè c'era un clima da, fra virgolette, gioco di naturalezza, no? Per cui credo che questo sia stato uno dei segreti. Ah, però... Claudio, scusami, vai. Maria, io l'ho rivista da poco. L'impressione che mi ha dato, se non sbaglio, mi hai parlato di quanti mesi totali, insomma, sì, avete girato, che c'è molto di preparato, nel senso che notavo anche gli spostamenti, la sosta, la pausa, lo sguardo. Cioè, c'è uno studio che per forza necessita tempo per realizzarlo, a differenza del fiction adesso, ma è un altro pianeta, un altro mondo. Però vedevo molto guidato il tutto, magari è un'impressione mia. No, hai ragione, anche perché, e ti dico, il sintomo io ce l'ho avuto al contrario, no? Perché tu leggi o studi, anzi impari a memoria il copione, e quindi c'è una storia che parte dall'inizio e arriva fino alla fine. In realtà poi c'era tantissima preparazione, come dici tu, poi adesso capisco il perché, no? Nell'ottimizzazione delle scene, cioè oggi si girano gli esterni del fiume e magari su quel fiume succedono tre episodi, che uno sta all'inizio, uno sta a metà e uno sta a tre quarti. Per cui in quel blocco, tu che hai studiato la storia, riconosci quello che succede, però c'è un'ottimizzazione di produzione, che mi sembra, cioè è scontato... però per un ragazzino di 10 anni è tutt'altro che scontato, no? Quindi c'era sto continuo passaggio dal finale, ma per finale, adesso però siamo tornati perché stai facendo gli esterni, così come in studio, vabbè, qui capisci che qui nel mezzo c'è sta quel pezzo d'esterno e tu stai rientrando dall'esterno. È stato un esercizio di, io non ci stavo a capire più un tubo, per essere molto sincero. E però quel clima e soprattutto sto gioco, perché veramente sembrava mi raccontassero ogni volta la favoletta, no? Prima di girare o dopo il girato, per dire, vedi, questa è quella sequenza, questo è quello che succede, ricordi, vieni da fuori, quindi certo, devi avere il fiatone, per cui fate una corsetta, no? Fate una corsetta sul posto, questo ancora me lo ricordo, perché se arrivi che sei sceso dalla bicicletta e sei lindo e pinto, non funziona. Dai, figa. Beh, guarda, su piccoli particolari, una preparazione eccezionale, veramente, per carità, non so come funziona oggi, perché è ancora di più una macchina da guerra oggi, ma era impressionante. Allora, io spero che non funzioni come sul telefilm Boris, perché sennò è veramente devastante. Grande Boris. Grande.
quindi, la cagna. No, io invece ho paura, maledetta, che oggigiorno funziona molto come sul telefilm Boris. Non lo so, ci stanno delle robe che riescono ancora a essere di livello altissimo, come certo, come il Liveccio. No, romanzo criminale credo che sia uno dei film più belli prodotti da in Italia e non, a mani basse, cioè veramente fatto. Io sto vedendo Gomorra, specialmente l'ultima sera, non so se l'avete vista, a livello di regia, di produzione è mastodonte, ma proprio di qualità. Cioè, è internazionale, ma sempre di più, cioè, ogni stagione è sempre più non pomposa, un budget esorbitante però insomma, riuscire a fare pure qualità, perché ho visto La Casa di Carta, la Casa di Carta avrà speso 46 pesos, cioè in totale, perché l'ultima già solo per i costumi non è essere sprecati tutto questo. L'ultima non sono riuscito neanche a vederla tutta, mi aveva un po' stancato il mio personale. Aveva perso molto, ormai andava molto decompressa. Allora, Santi Lomanto, nuovo acquisto della live, allora grazie. Sono un nuovo arrivo, sono quelli, guarda, per il Torino sono degli scarti di Sandro. Scarti è brutto, dai, però diciamo che ce l'avevo doppi. Allora, Sandro tende alla perfezione, quindi gli altri addirittura. Adesso lo dico perché con Sandro ci conosciamo quando eravamo bambini piccolissimi. Sandro c'ha la capacità di apparire, cioè tu ogni volta che lo incontri sembra sempre che si è comprato i vestiti un minuto prima. Non me l'ha detta mai nessuno questa battuta, però sei entrato in un negozio, ti sei messo tutti i vestiti, poi sei uscito tutti i nuovi di pacca e mamma direbbe nato stirato. Bravo, esatto, Claudio. Ha la capacità di prendere le cose, gli oggetti, e li prendono, lui colleziona, lui c'ha una collezione dei gemelli degli anni 70-80 enorme, ma lui li prende roba d'epoca, la vai a rivedere dopo 6 mesi che c'era lui, è nuova, non so che gli io cerco sempre di insomma tenerla come l'argenteria, insomma vecchia, c'aveva già 20 anni, poi ritorna indietro. Lui è un restauratore, ho visto anche Albia Fumetti che lui ha restaurato. Sandro fa paura in questo, c'ha sta capacità. E questi qua sono quelli che hanno qualche piccolo difetto che io non riesco già a capire. Sì, che poi nel corso degli anni ho cambiato, dai, le copie, quelle un po' più, diciamo, vabbè, però sono le manie del collezionismo, dai. Chi è che lo fa, penso che mi capirà, quindi. No. Certo. Ecco Luca. Che era successo, Luca? Eccomi. Dici. Scusate, vi faccio io una domanda, se posso. Come no? Perché mi è capitato per caso un paio di settimane fa, in realtà ne ho saltata una. Luca mi sa che c'è un problema di banda, perché sta sulle montagne russe. Può darsi, peccato. Per un attimo ho avuto un problema d'audio, adesso no. Quando c'è stato... Adesso vedo che ce l'ho pure io un problema, o no? No. È sparito il mio video. No, sento benissimo, adesso ti sento bene. Ottimo, perfetto. No, dicevo, vi faccio io una domanda perché mi è capitato per caso e devo dire che mi ha intrigato. Non so se è semplicemente la storia che è singolare e non so se voi da cultori penso l'avrete vista. Vi è capitato di vedere la serie che c'è adesso, Blanca, su Rai 1? Della ragazza cieca? No. Allora, se vi scappa un lunedì o un replay, mi ha intrigato, probabilmente, ripeto, c'è una parte dell'unicità della storia, perché al di là del raccontare il mondo vissuto, perché non è visto da una persona che è non vedente, poi c'è una serie di trame intrecciate che mi hanno intrigato, onestamente. E però lo trovo particolarmente gradevole e scorrevole, non solo nella sceneggiatura, ma anche hanno giocato un filino sul fatto, appunto, che la ragazza è non vedente, se usate auricolari o una cuffia, quando lei percepisce le cose in maniera molto più meticolosa e diversa dagli altri, vi inseguono con un po' di effetti audio. Però l'ho trovata simpatica, scorrevole e simpatica.
Ma voi, nessuno di voi l'ha vista? Io non l'ho ancora vista. No, io no, io purtroppo non... Io purtroppo... Eccomi, scusate. Dobbiamo recuperare abbiamo una lacuna non da poco, eh. No, ma... no, vabbè, no, per carità, poi sai, come sempre è de gustibus, non è, io non pretendo di essere né un esperto, perché poi alla fine conta una cosa sola, lo scriveva qualcuno prima, cioè conta quello che ti piace, ma al di là degli... Sì, beh, certo. No. Nel mio caso, forse anche nel caso di altri, ultimamente si sta un po' snobbando la TV generalista. Vero, sì, lo sto dicendo anch'io. Nel senso che io automaticamente mi fiondo sulle varie piattaforme, Netflix o tutte le altre che ci sono, però a volte bisognerebbe anche, come ha detto lui, dare un'occhiata, poi magari ne vediamo. Sì. No, no, infatti anche io stavo ragionando in questo momento, mentre stavi prima un attimo prima di tu, stavo ragionando del fatto che io parlo sempre di televisione vecchia, ma poi io la fruisco, cioè io per esempio guardo Rai Storia. Ma la guardo, assolutamente sì. La guardo, però non la guardo collegandomi direttamente a Rai Play, certo. Cioè, non metto lì a vedere quello che fanno nel palinsesto in quel momento. Io mi vado a cercare quello che mi interessa, certo. E me lo vedo. Ormai non riesco più a avere la pazienza, tra virgolette, di beccarmi, cosa che invece lui già di beccarmi quello che mi passa la TV, e io, esatto, devo andare, certo, a prendere la roba che dico io. Lucia, sì, no, Lucia, io basta che sia la signora in giallo, se no. No, Lucia ha sofferto molto ad abituarsi al fatto che tipo la signora in giallo ce l'ha tutta quanta la serie intera, certo, e non te devi beccare l'episodio che ti viene a caso. Ma però vai, posso, vabbè, dire una cosa? E non posso, se un episodio non mi piace lo devo guardare lo stesso perché sta a fila, non posso. Certo. Però ci hanno tolto adesso. Blanca. Come? Scusami, Lucia, ti ho interrotto. No, diceva che Blanca l'ha visto Marco Poggi, ah, un nostro. Ah, sì, stavo leggendo, hai ragione. Ah, sì. Scusami. Ah, sì. No, non perché combatte, ma perché gli altri sensi. Sì, giusto. Ah, sì. Allora, stai dicendo. Di come me l'avete raccontato, mi ha ricordato tanto Almost Blue, che è un libro di Carlo Lucarelli, e non so se ci hanno fatto anche un film. Un film, Alex Infascelli l'ha fatto. Cosa? Alex Infascelli. L'hanno fatto un film anche, l'ha diretto Alex Infascelli. Infatti, e quello pure giocava molto sul fatto che il protagonista era non vedente e che era appassionato di scanner e stava sempre... Una cosa molto troppo anni 80, perché adesso se un ragazzino gli dici questo è appassionato di scanner, dice che è lo scanner? Volevo fare... No, infatti stavo per dire... No, scusa Luca, no, scusami, solo una cosa. Volevo è un po' da Marcord e da diversamente giovani, io mi battezzo così quando mi faccio le coccole. Cioè ci hanno però tolto, e questo lo vedo anche con mio figlio, il gusto che allora non apprezzavamo, però il gusto dell'attesa, cioè se era il lunedì che c'era lo sceneggiato, o il martedì, esatto, che c'era, esatto, cioè tu rimanevi appeso perché maledetti nel senso buono te lasciavano, esatto, sempre, esatto, no? Quasi, ma come dice Boris, era una cosa liturgica quasi. Esatto, partiva al contatore, c'era la liturgia della esatto, no? Sì, 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 meno sì. 7, meno 6, meno 5, meno 4, e poi stavi lì e dicevi: ah, adesso anch'io, per carità, quando è verissimo questo. Santa Rai Play, vado lì, recupero, perché poi ogni tanto io confesso, la sera svengo sul divano, perché l'altro segreto è che io la mattina all'alba, quando ci riesco, nuoto. Ormai mi sparo dai 2-3 km al giorno, però, il che comporta però che tendenzialmente lavoro. Il programma di prima serata, se sto sulla generalista, boh, me da forse 3/4, poi svengo. Programmi che vorrei... Vedi la ghigliottina e basta. Esatto, e quindi, no, certe volte è fortissimo, non so se perché a me poi appassiona, il lunedì Report, cioè io sono un afficionato, è il lunedì. Per fortuna che quando svengo so che c'è la replica del sabato e poi comunque c'era i play, no? E ogni tanto vado lì, esatto, però certe volte vedo la sigla iniziale, che è l'oggetto del primo servizio, e quando riapro gli occhi dice: allora ci vediamo settimana prossima. E, va, e poi, ma è vero quello che dice, allora
quando si parla con i più giovani o i giovanissimi, o quelli che non erano neanche nati, chiaramente, non lo sanno, ma se tu perdevi, non c'eri quel giorno a vedere quello sceneggiato televisivo che usciva, che so, il giovedì, tu stai tranquillo che ti dovevi mettere l'animo in pace, non lo vedevi mai più. Era una piccola tragedia. Era una tragedia. Le repliche venivano replicate dopo 3, 4 o 5 anni. Sì, 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 all'epoca sì. Il Pinocchio di Palestri. Esatto. Da un Pinocchio di Palestri è stato replicato 5 anni dopo. Esatto. Ma infatti proprio questo... Proprio per lo sceneggiato di Albert e l'Uomo Nero, l'effetto che ha fatto a me e che ha fatto pure a voi, a me l'ha fatto proprio per questo discorso, cioè quando l'hanno fatto, a parte la visione era familiare, cioè un bambino, sì. Io sono del 72, un bambino di 5 anni, che si vede alle 8:30 uno sceneggiato di questo tipo. Ora, se è normale per voi, non lo so, quindi per il discorso della passività della visione, no? Che sì, all'epoca sì. Era normale, non credo che, chiedo a Claudio, se era vietato, se c'era all'inizio una comunicazione. No, allora non credo. Allora oggi sarebbe stato minimo 14 anni probabilmente. Esatto, ma ripeto, poi anche non se anche per un bambino. Esatto. Io all'epoca ne avevo 10 precisi all'epoca. Noi eravamo sempre accompagnati, cioè non è che noi ci abbandonavamo davanti la televisione. Sì, però anche se io stavo con i miei, per me è stato uno spettacolo che proprio per quel discorso diceva Roberto, che poi spariva, che non c'era nulla che mi riconducesse a quello sceneggiato. Io lo dico platealmente, negli anni successivi, Claudio lo sa, pensavo fosse un mio incubo, perché a 5 anni, vi dico solo questo aneddoto, l'ho vista questi giorni la serie. Mi sono ricordato, so che mi darete per pazzo, mi sono ricordato una scena, non paurosa, che però mi ha fatto ricordare una reazione che ho avuto io con mia madre. C'è una scena dove ammazzano la... vabbè, perché non ho visto, tanto non dico il finale. Cioè, ammazzano la... piccolo spoiler, la moglie. Lo spoiler, cioè, 40 anni dopo non è più spoiler. Si fa per dire. Può succedere. Esatto. E fanno il funerale di questa donna e la sorella, arrabbiata col marito della sorella, gli dice 3 volte assassino, assassino, assassino. Io quando l'ho sentito mi sono ricordato che mi giravo verso mia madre e gli dicevo mamma, ma che vuol dire assassino? Che lei chiede agli altri di tirargli i sassi perché è arrabbiata? Per dire, cioè sì. È stata per me un'esperienza che poi dopo l'ho interiorizzata, è diventato un incubo mio perché non c'avevo le prove che quelle visioni a 5 anni fossero di uno sceneggiato. Poi l'ho riscoperto e poi ho fatto l'esorcismo, perché questo, ragazzi, stasera per me è un esorcismo pagano. Cioè, noi siamo riuniti a esercizzare insieme lo spirito. Esatto. ci aiuta questo. Maligno sono io, però. Ci aiuta, no. Scherzando, veramente. Però per me... È bello per questo, insomma. Sì. Io per esempio ho il ricordo preciso di mia madre che era terrorizzata pure. Ma come? Mamma, cioè, aveva paura, lo vedeva, noi lo vedevamo tutti a casa, Stava io, pure noi tutti quanti. Si vedeva tutti quanti insieme. E quindi un po' ti aiutava perché c'era babbo che era grande. Quindi un attimo ci pensa lui, se succede qualcosa ci pensa lui, esatto. se butta male di sta babbo, no? E però mi ricordo che io mi giravo, guardavo mamma che stava, lo guardava così, no? Sì. E lì medesimazione, vi dico una cosa, sì esatto, erano altri, sì. Sì. Senti, ne vogliamo vedere un pezzettino, un paio di minuti? Sì. Dai, vai. Io ho paura ancora. Vai. Non è che si chiude il canale per violazione del copyright. No, ma ce l'ha dato il permesso. Dai, che ci siamo, dai. No. Ci abbiamo il protagonista, se lo dice Albert. Alcuni, diciamo, proprio intendo teatrali, nel senso che erano ambientati in teatro, sì. Magari anche col pubblico, sì, e c'era la ripresa in diretta, probabilmente è successo a quello. Ne avevano forse in quella... Ah, può darsi, sì. Teatro, sì. Sai, negli anni 60 ne facevano. Io non li ho mai visti, li ho sentito in televisione, perché negli anni 70... Beh. Fino agli anni 50, negli anni 60, molta roba veniva girata come se fosse a teatro. Sì. Sì. Perché poi era un modo che c'avevano anche gli americani di farla. Sì. Pensi che le sitcom americane
siccome americane, era col pubblico pure. Beh, ecco perché si sente la risata registrata spesso. Sì, allora, sì. Non tutti, cioè la maggior parte c'hanno risate vere. Sì, sì, perché sono... c'hanno il pubblico. E vengono girate su teatri di posa aperti e col pubblico in sala. Ovviamente sì. Dopo si fermano, riprovano, certo. La scena. Addirittura è fondamentale... capita, se una battuta il pubblico non ride o non reagisce, la cambiano, la riprovano. Fa da cartina di tornasole, proprio fa da reagente, giustamente. Sì, chiaro. Chiaro. Quindi ci stava che anche in Italia si facesse in quella maniera. Sì. Tanto se usava più telecamere in modo che c'avevi varie inquadrature e poi si girava... Purtroppo, poi raccontava proprio Pippo Baudo tanti anni fa, mi è rimasto impresso, queste cose che hai appena detto tu non ci sono più nelle teche Rai, perché avevano l'abitudine all'epoca, spiegava, buttare. Che usavano il nastro ancora. Ecco, come era tutto sul nastro, non avevano ancora capito l'importanza storica. No, più che costava un sacco di soldi. No? Costava un sacco di soldi, esatto, costava un sacco di soldi. Ve lo ricordate il programma Tandem? Con Fabrizio Frizzi, Marco certo. Fabrizio io Marco Danè ce l'ho amico su Facebook. Ma dai. Io Tandem lo guardavo sempre, cioè non facevo i compiti, c'era il gioco delle scatole, paroliamo, cioè era una cosa il per gioco me... delle cose facevo in televisione pure. Esatto, la mia compagna è andata in una trasmissione con la scuola, ancora gli dico come hai fatto. Ma dai, il grande Marco Danè, sì. E ha scritto in un post un anno fa, sapendo che le puntate di Tandem sono state tutte cancellate. E lui ha chiesto disperatamente a chi avesse delle registrazioni su VHS o quello che è, di recuperare qualcosa. Perché, cioè, mi ricordo c'era un programma dove era, alcuni li compravano, eccetera. Era la TV interattiva, cioè facevano un filmato dove a un certo punto di una scena c'era un quadratino dove tu dovevi mettere un pezzo di carta in quel quadratino e la scena interagiva con quel quadratino. Quella era la prima interazione videoludica che c'era. Vabbè, è stata una cosa incredibile. Quindi a dimostrazione che molta roba che non c'è più, non si può più vedere. Sì, no, degli anni 80, sapevo degli anni 60, 50, 60, no. Ma degli anni 80 non lo sapevo addirittura. Che era Rai 2, sì. Per esempio, Agente speciale di Avengers, il telefilm, sì. Le prime tre stagioni non si trovano più, si trovano soltanto gli esterni che giravano in pellicola, perché anche la CBS cancellava i nastri. Riciclava. Costavano un botto di soldi, però quindi delle prime tre stagioni non si trova niente, si trova da Emma Pill in poi, infatti è quella che è rimasta più famosa, semplicemente certo. Non si trova più. Non è più ma anche Dottor Rumo. Quello lì è un peccato veramente. Quelle vecchie, quelle del 70-80, quelle di quella che mi piace di più, cioè che sì, esatto, quelle che conosciamo anche noi. Quelle che sono andate. Quella con Tom Baker con la sciarpa chilometrica. Sì. No, prima. Anche prima, beh, sì. No, primissimo è del 60, mi pare. Sì, quella. Sì, ne ho parlato l'altra volta. Cioè avevo i DVD anziano, non mi ricordo più il nome, perché il primo Dottor Who era. Volevo chiedere invece a Claudio, che vedo spesso lo chiedono sempre ai bambini che hanno interpretato sceneggiati o film, che rapporti ha tenuto con se ha tenuto negli anni e per quanto tempo rapporti con gli attori o le persone che hanno lavorato con lui, sia in questo o in quell'altro, ad esempio Kit, come si chiama? Kid Monello del West, che come ha detto Graziano, anche nel mio oratorio lo facevano, in TV molto meno, però nel mio oratorio lo facevano. No, per qualche tempo, anche perché insomma c'era, come dire, la passione, soprattutto a mia madre, anche a mio padre, un po' per il teatro e una sorta di venerazione appunto per esempio per Gazzolo, per la Maria Grazia Grassini, per qualche tempo andai... mi portarono a vedere spettacoli teatrali loro e andai a salutarli in camerino, insomma mi faceva molto piacere, erano stati simpaticissimi
nel tempo. Poi ovviamente ci siamo un po' persi, insomma, anche perché è un mondo abbastanza variegato. Io tendenzialmente ne sono anche ragionevolmente uscito, quindi non ci siamo più incrociati, ma per qualche tempo sì. E devo dire che faccio un mestiere che è completamente diverso, però mi lancio un altro challenge, se posso. Io ho vissuto un paio d'anni negli Stati Uniti e c'era una serie, perché purtroppo non c'è più, su HBO, che si chiamava Dream On. Non so se l'avete mai sentita. Ma il nome me lo ricordo. Lo fece vedere su qualche TV privata in Italia, mi sembra, Probabilmente sì. Provate, se ne recuperate prima qualche episodio. La cosa simpaticissima è che è la storia di questo personaggio, che già nella sigla, tanto non faccio nessuno spoiler, si vede che da bambino veniva mollato davanti alla televisione, probabilmente una televisione anni 60, no? Perché la madre era impegnata, poi probabilmente era, mi sembra fosse un modello di famiglia americana già nella sigla, probabilmente la madre separata o che lavorava, non lo so, però morale, questo aveva passato la sua infanzia davanti al tubo catodico. Poi cresce, fa l'editor di una casa editrice, se ricordo bene, e qualsiasi cosa lui gli succede, rivive quella situazione o come reazione o come situazione che ha vissuto con uno spezzone che nella sua mente rivede di un film o di un pezzo di televisione, storia. Quindi che sono di Groucho Marx. Ricordo la serie. Okay. Ed è spettacolare, ragazzi. Sì, sarebbe una serie TV. Sarebbe da recuperarla questa, in effetti. Qualcosa trovai su YouTube. Il titolo non ricordo, però se lo rai, penso che non andò, però andò su qualche privato. Sì, e non ricordo come titolo, prima Luca, sì. Perché a me succede spesso, appunto, da una parte l'imprinting probabilmente è che mi piace raccontare storie, no? Mettere cose in un contesto, ma spesso mi succede che ne so, quello che ti taglia la strada per strada, e io non, cioè il vaffa magari viene in testa, però mi viene in mente la scena, che ne so, De Rambo adesso per andare per strada, no? È come la proiezione, mi viene in mente la scena di come si chiama quello con Michael Douglas che ammazza tutti. Ah, giorni d'ordine alla follia. Sì, ah, sì. Che sbrocca, una giornata fine particolare, no? Sì. Che di che anno è? Quando è andata in onda? Molti. Allora, è sicuramente andato in onda fra il 92 e il 94, perché erano negli Stati Uniti, sicuramente. Allora, in origine si chiamava TV Time Dream On, TV Showtime. Mai sentito. Ah, sicuramente andava su HBO, perché poi ecco, a proposito di imprinting, io mi sono catapultato negli Stati Uniti nel 92, televisione via cavo, qui stavamo con Rai 1, Rai 2, forse Rai 3, occhio e croce. Lì si è aperto un mondo. Sì. Immagino di sì, negli anni 90, cioè, era proprio un salto culturale enorme andare negli Stati Uniti a vivere. E poi per tornare a una delle passioni che ci contraddistingue, vissuto con John Wayne, come scriveva qualcuno degli amici che ho visto collegato, no? Col mito dell'America. Io sono uscito, praticamente vivo con i miei, sono andato a vivere da solo negli Stati Uniti. Il top proprio. Poi in quegli anni, tra l'altro. L'effetto collaterale è che ho imparato a cucinare, perché vi confesso che i primi 15-20 giorni a McDonald's e simili, poi c'avevo un fegato così, c'avevo un amico e collega che era da un'altra parte degli Stati Uniti, quindi noi facevamo le interstate, le telefonate internazionali, interstate lì, per dire, ma tu pasta e fagioli, ma come la fai? Perché a me è venuto un blocco di pietra. A forza di sperimentazione abbiamo risolto anche che sappiamo cucinare, mettiamola così. Sì. È perché la necessità assolutamente. Crea il meglio la necessità. Quando l'ingegno fa adesso qualcosa, se non si fa, viene sempre tutto perfetto. Mi viene in mente la grande Vermeuler che ci ha lasciato oggi. Io ho fatto viaggi di andata quando tornavo, venivo in Italia, tornavo negli Stati Uniti, ma anche il primo viaggio. Io nella valigia facevo la fine della Vermeuler, cioè avevo un pezzo di parmigiano così, insaccati no, perché mi avevano spiegato che si andava direttamente in galera, però formaggi a New York mi hanno beccato. Si andava direttamente in galera, non lo sapevo, era illegale portare in galera.
fare cose fermentate. Non lo sapevo. No, io non né piante né carne, però i formaggi si gestivano. E una volta a New York mi hanno aperto la valigia e dice, ma cioè, quanti anni avevo? Avevo 28-29. No, meno, scusate, 65, non so più nemmeno fai i conti, 25-26 direi. Eri giovane, cavolo. Quindi proprio... Sì, 92, è stato uno spettacolo, ragazzi. Ancora c'è la... poi, vabbè, gli occhi a non, non so voi, ma io sono cresciuto col mito, non tanto del GUN, ma dell'America, degli Stati Uniti, dei, cavolo, dei Chiefs. Noi abbiamo avuto un bombardamento che... Certo. Sì, agli anni 70-80 noi siamo stati molto... Sì. No, no, beh, Paolo, noi... Soprattutto negli anni 80 nel serie TV. In America? Come? In America io stavo in quello che loro definiscono il Tropical Minnesota, quindi ai confini col Canada, ragazzi, un freddo becco, freddo, come dicono quelli bravi del nord. Credo. Io sono sopravvissuto ai meno 40. Meno 40? Ammazza! Dovrebbe essere illegale una... Meno 40, sì, perché gli americani lo sapete che, cioè, se non hanno la temperatura più alta o più bassa, quindi si sono inventati anche, però effettivamente si sentiva il wind chill, quindi magari la temperatura era meno 20, però con l'effetto del vento era equiparabile a meno 40 senza vento. Sì. Ce l'ho ancora forse da qualche parte, c'era un magne con tutta la bella matrice di conversione con o senza wind chill, di quanti di quanti nodi. Adesso però veramente sarebbe da sceneggiatura. Quando ho imparato sulla mia pelle che quando è sereno, cioè io vivo a Roma, quando c'è il sole ci andiamo a prendere un caffè, andiamo a mangiare un panino fuori. Quando è sereno in Minnesota o comunque ai confini col caos, dove fa freddo, vuol dire che è alta pressione, quindi fa un freddo peggio di tutti gli altri giorni, perché Sì, e quindi io la prima volta sono uscito, mi mangio l'hot dog sulle le tribune del campo da baseball, cioè i momenti mi ricoverano. Considerate che cioè, ma veramente cioè, quelle cose che ti segnano come un tatuaggio, cioè lì quando nevica i ragazzi escono in short, in calzoncini corti, perché fa caldo quando nevica. Cioè io vengo da Roma, quando nevica vorrei andare in letargo, capito? Sì. Ma io non ho mai provato, non riesco a immaginare, io non ho mai provato la temperatura a meno 40, al massimo, o a meno 30, al massimo in montagna, nemmeno io. Meno 15 al massimo. Guarda, sono arrivato. Io. Non sarà un'affermazione. A Craniscagora un anno, però io ho detto, sarà... no grazie, resto qui. Ma io meno 15 due giorni, tre, non no, mesi. Guarda Lady Eileen, di Limon è tornato in onda nel 2008 su Rai 4, no, porca miseria, io me lo sono fumato. E quindi si trova. Però vuol dire che da qualche parte si trova. Sì, comunque per rispondere a Lucia e a Roberto, per esperienza personale, da meno 15 in poi non cambia niente, cambia solo una cosa, altro aneddoto chicca. Siccome eravamo una serie di 4-5 italiani, certe volte andavamo insieme con una macchina sola e Italia style di vabbè, stiamo con la macchina tua, vai a prendere la macchina, ci vediamo giù al parcheggio, cioè con quelle temperature ci vediamo giù, vuol dire che uno sta in macchina e le macchine hanno il plug-in, quindi per evitare che si ghiacciasse il liquido di raffreddamento, non attaccata alla corrente, ma quello che scende non aspetta fuori come farebbe a Roma, deve aspettare dentro un paio hanno portato il corso. Beh, ho visto un documentario, da meno 15 in poi non cambia più niente, ho scoperto che cambia solo il tempo che sopravvivi. No, perché ho letto un libro che si intitola American Gods di Neil Gaiman, che vi consiglio, c'è anche la serie su Netflix, mi pare fosse, o su Prime, forse su Amazon, su Prime. Mi pare. E quindi ho visto anche la serie, che lì praticamente sto ragazzotto esce di prigione, va, mi pare, se non era in Minnesota era un altro paese, in Montana, una cosa così, e si ritrova in una tormenta di neve e lui birbo dice vado a piedi a comprarmi qualcosa di caldo, esce in jeans e giacchetta e lo salvano per i capelli, perché fa talmente freddo che dice non lo sa che se si esce con queste temperature si sopravvive 4 minuti, cioè tu rimani come 4 minuti, e invece è vero. Certo, doveva fare 100 metri lì sul libro, racconta.
150 metri dal locale, e stava morendo a metà strada perché non si era reso conto che non era vestito abbastanza pesante e, per uscire con quel tempo. Quindi, cavolo, lì veramente rischi per un errore. Lì in dove ero io a Rochester, Minnesota, dove peraltro forse l'avrete sentito per un motivo solo, perché c'è la allora era fra le cliniche più famose degli Stati Uniti, se non del mondo, perché ci si era operato lo scià di Persia, giusto per fare outing sull'età. E in quella città, cittadina, perché 70.000 abitanti, era possibile salire in macchina a casa, arrivare al parcheggio. Il parcheggio aveva o skyline o tunnel, per cui tu potevi non uscire fuori, soprattutto nei mesi invernali, attraversare tutta la città, ma non solo il centro commerciale come magari vediamo noi oggi. Collegava proprio i building, cioè i vari palazzi e anche le abitazioni normali. Come fanno a Oslo, è andata mia sorella, c'era i tunnel che passano sotto, ho detto, ma io la città l'ho vista, sì, ma va sotto, perché Birba è andata pure lei a dicembre, ma brava, vai a Oslo a dicembre, te la vedi bene. No, sì. Allora, c'è una deviazione dal percorso, che ne pensate di The Hunters, di Arpagino? Allora, io l'ho vista, devo essere sincero, ho visto la prima stagione e non mi è piaciuta per niente, però se mi dici che la trovi geniale, e mi spieghi anche perché, magari me la riguardo cercando di capire che è che non ma mi ha piaciuto. Ma troppo no, era un cacciatore, loro è praticamente un gruppo di cacciatori di nazisti negli Stati Uniti. Ah, ho capito, sì sì. Okay. Però è molto esagerato, cioè l'ho trovata estremamente sopra le righe come serie e non, boh, non lo so, non mi ha preso. Io ho visto una serie da poco, si chiama One Murder in the Building, con Steve Martin e l'attore che ha fatto Salto nel buio, quello piccolino, non mi ricordo il nome, come si chiama, se ve lo ricordate, quello del caschetto, e un'altra attrice giovane, quella famosa, ed è conclusiva, ma ce l'ha un finale aperto, infatti stanno girando la seconda perché ha avuto un grosso successo, è girato tutto dentro... One Murder in a Building, un assassino nel palazzo. Ed è un palazzo molto, sai, centro di New York, sai, quelli che sono alveari di lusso. E sembra un po' il remake dell'Inquilino del terzo piano di Polanski, però quello in chiave molto dark. Qua è commedia con Steve Martin ed è molto carino perché è un giallo, veramente un giallo, e parla di podcast, cioè in America anche qua va molto il podcast, cioè i racconti eccetera, in America da quello che vedo proprio vanno più delle serie, cioè gente che va in giro, cammina per New York con le cuffie e si sente i gialli, i racconti, e sono appassionati e addirittura idolatrano i personaggi, i creatori di questi podcast. E loro fanno un podcast dentro l'edificio con un omicidio realmente accaduto e fanno le indagini, cose. È molto molto carino, se vi capita vedete. Questo è interessante, questo grazie, è interessante. Me lo segno. Puoi ridire come si chiama il One Murders in the Building, One Murder, un assassino, tanto vedi Steve Martin, è l'ultima cosa che ha fatto lui, penso, perché è molto recente. Allora ragazzi, io quanti anni adesso? Sì, dimmi. Pronto? Sento male oggi, comunque io. Sento male? Ok. Ma è un problema mio, mi sa. Dicevo che abbiamo superato l'ora, quindi facciamo un ultimo giro e poi dopo lo diamo tutti. Te l'ho detto, Claudio, che improvvisamente finiva l'ora e non ne accorgevamo. Finiva la benzina. Se dovessi scomparire all'improvviso è il cellulare che mi ha lasciato, perché oggi non ha caricato la batteria, purtroppo. Se dovessi scomparire all'improvviso non sono Udini. Sandro e lo schermo nero. Purtroppo. Ho dimenticato il cellulare in carica oggi e quindi niente, purtroppo adesso è quasi scarico, però spero che duri fino alla fine, dai, speriamo. Io stasera mi sono portata il caricabatterie per il computer. Brava, invece io guarda, è la prima volta da quando facciamo le dirette che non carico elettrica, che forse va a fuoco casa, cioè ho attaccato tutto quanto, lo sta attaccato anche con l'albero di Natale, quindi un disastro. Tanto non fa l'intermittenza.
Vado con l'ultimo giro di domande. Allora, Claudio, sì. La Rai ti ha mai richiamato magari su qualche programma Marcord per ricordare? No, 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 non mai? È mai successo. Mai, non ci stanno no. mai. Ma che miseria, questo è incredibile. L'ultimo. No, è meglio che con noi. Ma più che altro, visto Stracult chiamava molto anni 80, non andava oltre gli anni, negli anni 70. È vero, è vero. Sì, io ricordo l'unica volta che hanno chiamato è stato proprio per il ritratto di Donna Belata, il segno del comando, che siamo molto più in là nel tempo. Siamo beh, sì, quella negli anni 70, questo Stracult che io vedevo sempre 15-20 anni fa, ma erano più che altro, si basava sempre sugli anni 80, 78 in su. E poi era molto cinematografico più che televisivo, era più cinematografico, un po' più sul cinema. È vero, era più peccato. Se io davo per scontato che qualche programma ci fosse arrivato anche magari sulle dovrebbero reti. Farlo se lo fa... strano che non abbiano fatto ancora un programma. Allora il programma, sai che è, il programma della Rai è che già tra virgolette passate il termine, parla ai vecchi adesso, forse. Se si mette a un programma Marcord per i decrepiti come noi. Beh, gli anni 70 piano, sono lontani. Piano. Abbiamo detto scusate, diversamente giovani. Mamma mia. Esatto. Io parlo sempre in prospettiva dei ragazzini. Io, cioè, tra virgolette, io amo molto il passato, ma vivo meravigliosamente. Anch'io. E adoro certo. In maniera potente. E quindi seguo Twitch, quindi seguo gli stream, vedo un po' come sta andando la direzione della fruizione dei contenuti. Certo. Una cosa, quando dicevamo, no, noi abbiamo l'idea che il martedì si vedeva un programma, eccetera, eccetera, anche loro stanno tornando, grazie a Twitch, questa cosa sta tornando. Cioè, siccome certo. stanno, gli streamer che fanno trasmissioni, tipo anche noi, il giovedì, e la gente si dà appuntamento, perché poi quelle non rimangono. Ah, non rimane su Twitch, no? No, no, rimane per una settimana scarsa. Ah, non lo sapevo. Quindi, capito, lei. Sono abituati a darsi appuntamento a una certa ora, a un certo giorno, come facciamo noi. E anche le serie, il famoso binge watching di Netflix, un po' è stato confessato, perché le altre piattaforme streaming hanno visto che è meglio pubblicare un episodio a settimana che mettere una serie tutta insieme. Certo. È vero. Certo. Crea più attesa, crea più discussione, quindi genera più quello che chiamano l'engagement, no? Il famoso engagement. Ma infatti certo. Noi adesso stiamo a vedere la ruota del tempo. No, la ruota del tempo, sì. Esce una puntata il venerdì sera, e se certo. non me la becco il venerdì sera mi tocca alzarmi la mattina prestissimo, la sabato mattina, perché sennò non posso stare, che dopo me la spoilerano quell'altri. La stanno vedendo, e quindi... Te la spoilerano durante il viaggio. Esatto. Quindi un po' il meccanismo c'è, il fatto di... cioè se ritorna un po' a una certa tipo di fruizione. Poi loro hanno una fruizione diversa dalla nostra. Esempio, spesso loro guardano i contenuti con l'audio a 2x. Sì. Bravi coglioni. A me mi disintegra il cervello. No. Di giuro, loro guardano le robe a 2x, ma perché? Perché va anche i film, eh? Oh, pensa se vedeva la scena di prima, che per fare 4 scale ci ha messo 2 ore e 23. Il fatto che loro devono... Ma quella è la sostanza, caspita. Rapidi, devono arrivare alla fine del prodotto. Devono arrivare alla quantità, sono d'accordo. Che è una cosa che io non riesco, però loro le vedono così. È per questo che noi siamo... Diventa bulimia, non è più fruizione, diventa... Sì, infatti. È un po'... Però queste sono le caratteristiche. È un po' ansiogeno, io lo trovo ansiogeno. Anche... Vabbè, certe volte io il 2x lo uso
come quasi tutti, quando c'ho degli amici che mi fanno degli audi di ogni 7-8 minuti. Anche io, allora su WhatsApp. A me mi mette ansia sentire un messaggio in 2x, perché sembra che ansiogeno, ansioso quello che mi parla. È vero, è vero. Ma sì, poi sì, anche io. Il tono. Una volta ho sentito mia cugina, ma perché sei incavolata? Scusa, Lucia, che ho detto male. Scusa, Lucia. No, dicevo che io ho delle persone che ci mettono 2 ore per dirti una cosa di 3 secondi. Sì, sì. Come il dono della sintesi. Con Sandro, ti ricordi l'altro giorno, avevo lasciato il 2x, proprio per sentire... Sì, infatti mi ricordo. Un messaggio lungo, e ha ragione Luca, perché poi alla fine questa qui, mia cugina, aveva un tono che sembrava quasi arrabbiata, perché e invece cambia il tono, lei poi lo sa. Sì, cambia proprio il tono, poi l'impostazione Sandro, anche. Bello che poi dopo ho parlato con Sandro, ci lasciamo dei vocali umani, nel senso non di 8 minuti. Cerchiamo di stare nelle righe, dai. Sapevo che era 2x e sento il suo cellulare che squilla, che era la suoneria di, lo chiamavano Trinità, ti ricordi? E io ti ho detto, sì, dammi sta suoneria, perché io non l'ho mai sentita così veloce. E lui mi fa, Roberto te l'ho mandata, ma a me mi sembra che sia normale. Poi ho guardato, no, l'ho sentita veloce perché io ascoltavo. E invece è. Ero io che sentivo il messaggio per 2. Era accelerata, sì, sì. Ti ricordi che poi me ne hai mandate un paio, sì. Sì, sì, come no. Vabbè. Allora, io dico che siamo arrivati alla fine per questa sera, dai. Sì. Allora, innanzitutto grazie Claudio perché sei stato gentilissimo. Ma grazie a voi. Grazie a voi, è un piacere. Grazie, grazie. È stato un piacere. Il rito di purificazione delle nostre paure, quindi siamo a posto. Esatto. Speriamo che funzioni. Da stasera mi sento meglio stasera, dai. Mandatemi un vocale domattina. Da ascoltare in 3x. Vabbè, ragazzi, allora... Grazie per tutto il resto, ci vediamo giovedì prossimo, ci vediamo sempre alle 9, forse il prossimo giovedì abbiamo un altro ospite speciale e vediamo se ci riusciamo, sempre grazie a Luca. E niente, io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, non allora, un attimo scusate, devi recuperare le puntate dei migliori anni condotti da Carlo Conti con Privani. Ok, le recupero. Sì, ci sono, sì. Le recupero perché a me alla fine mi gusta sempre rivedere spezzoni vecchi. E niente, ci vediamo giovedì prossimo. Prometto che domani o dopodomani giro e mondo il video di questa settimana che sto in ritardo, ma purtroppo il lavoro si prende sempre il tempo migliore della vita. È Natale, mo, se fai il piccolo elfo del Babbo Natale, neanche lavori adesso. Esatto, devo lavorare adesso. E vai, se ce la facciamo, un'edizione natalizia la facciamo nelle 2 ore, però non prometto niente perché non posso promettere per gli non altri. Non so che ce la possiamo fare. Mi sono lasciato qua appesi. Sandro si è scapotato e poi è sparito. Ci salutiamo tutti. Ci salutiamo tutti e alla prossima. Grazie, grazie ancora, grazie a tutti. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao.